anche gli studenti in prima linea per insegnare ai più grandi come differenziare l'immondizia a Sanremo. E questa è la nuova iniziativa dell'amministrazione comunale matuziana, che da 2 anni a questa parte sta lavorando insieme ad Amaia Energia per raggiungere percentuali sempre più elevate nell'ambito della raccolta porta a porta. Dopo gli uffici preposti alla consegna dei kit e la spiegazione ai cittadini, le brochure e le pubblicità proposte sui media, l'assessorato guidato da Eugenio Nocita ha deciso, di concerto con la municipalizzata che si occupa del servizio, di attuare un progetto di alternanza scuola-lavoro con il CEO Cassini. Ce ne parla proprio l'assessore Eugenio Nocita. Amministrazione comunale da Amaia Energia quotidianamente cercano di fare la loro parte, perché l'informazione ovviamente è basilare per fare sì che i cittadini rispondano in modo adeguato a quanto noi chiediamo in merito alla raccolta differenziata. Il problema poi è un pochino più vasto, si tratta di tutelare l'ambiente, un ambiente che dalle nostre parti, insomma, la natura ci ha veramente graziato. Negli anni purtroppo è stato un pochino maltrattato dalle generazioni precedenti, ed oggi è fondamentale che insegniamo alle nuove generazioni a migliorare questo ambiente che gli lasciamo purtroppo un pochino, diciamo, mal gestito, e la raccolta differenziata è uno di questi aspetti. Oggi parliamo di questo, questi ragazzi saranno sicuramente la nostra testa di ponte in città per far sì che da loro nasca un ulteriore impulso per dare un'ulteriore opportunità a chi fino ad oggi ancora fa orecchie di mercante per quanto riguarda la raccolta differenziata ad avere sempre meno alibi. Ecco, per Amaia Energia quanto è importante avere dei giovani formatori che aiutino i cittadini a capire, o chi non vuole capire, a capire le regole? Beh, allora è fondamentale, credo. Uno, perché i giovani hanno un linguaggio che Amaia Energia deve imparare ad utilizzare e a sfruttare. Parlavamo giusto appunto dell'app. L'app è uno strumento molto giovane, e quindi ci è sembrata un'ottima idea quella di coinvolgere questo progetto di alternanza scuola-lavoro, e per questo ringrazio tutti gli insegnanti che sempre si sono dimostrati molto disponibili con Amaia per tutti i progetti che abbiamo fatto sia in questo inverno che adesso. E quindi appunto ci è sembrata una bellissima idea quella di farci aiutare dagli studenti appunto a parlare questo linguaggio giovane, quindi non soltanto attraverso l'app, ma appunto proprio qua al Palafiori, magari appunto far parlare gli studenti, e quindi i giovani, con le persone che vengono qua a ritirare il kit e a richiedere le informazioni. Proprio per questo gli studenti sono stati formati. Oggi abbiamo fatto un corso sulla sicurezza, che appunto abbiamo ritenuto opportuno per questi studenti, mentre la settimana scorsa abbiamo fatto, come staff appunto di comunicazione a Amaia Energia, tutto un percorso di formazione proprio sulla sostenibilità ambientale e sul servizio. Quindi adesso questi giovani sono pronti e preparati per diffondere una buona informazione sulla raccolta differenziata. Quanto è importante formare gli studenti, imparare qualcosa e poi a vostra volta trasmettere queste informazioni a chi le chiede? Allora, è importante per far sì che la città di Sanremo possa essere migliore, perché diciamo che si parla di spazzatura, ma infatti se uno vuole vivere in una bella città bisogna sapere anche fare un po' di differenziata, perché l'ambiente, si possa trovare bene nell'ambiente, nella città. Quali sono le lacune principali che hanno i cittadini che ancora non sanno le regole o non le vogliono sapere? Un po' può essere magari il fatto di dover venire, fare un po' di coda e quindi poi dover perdere un po' di tempo, che è l'aiuto alla natura, però magari può dare un po' fastidio per dover sapere quale colore del sacchetto scegliere, per che cosa e quali sono i prodotti, i giochi di plastica non devono finire nel sacchetto della plastica, quindi magari le persone, se non leggono attentamente il foglietto, possono compiere degli errori e poi potrebbero anche avere delle ripercussioni, quindi dovrebbero venire e chiedere più informazioni. C'è una speranza per il futuro? Ah sì, c'è sempre una speranza. Sta andando il tirocinio e come lo state vivendo tutti insieme? Il tirocinio è appena iniziato, adesso questa mattina stiamo facendo un corso per la sicurezza sul lavoro. Ci hanno già detto, ad esempio, delle piccole cose che, bisogna sempre fare attenzione, anche solo se uno è seduto a una scrivania, per come, la posizione può essere fastidiosa magari per problemi di schiena, così, e quindi devo seguire al meglio questo corso per averne dei benefici. Dobbiamo in realtà ancora iniziare, siamo in procinto di iniziare, inizieremo il 1° di luglio,
e ci occuperemo sia della formazione, nel mio caso specifico anche del reperimento di dati e della trasformazione di questi dati in cartografia. Quindi si sta cercando di rimodernizzare tutto il sistema che c'è all'interno di Amai Energie, quindi penso che per me e per le altre ragazze sia proprio una bella occasione. Cosa serve per portare i cittadini sulla giusta strada della differenziata? Qualcuno è ancora fuori binario? Sicuramente il coinvolgimento, anche perché se uno viene coinvolto per quanto riguarda, non so, appunto la differenziata, magari si sente anche più attivo nella propria città, sul proprio ambiente, territorio.